Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare le VTX Walksnail Avatar HD. Prima di iniziare però facciamo un veloce unboxing. All'interno della confezione abbiamo la videocamera con la VTX collegata, due antenne, un cavetto per la connessione al PC e una bustina con viti, dadi e un cavetto per il collegamento al flight controller. Per quanto riguarda la VTX abbiamo dei fori di fissaggio da 25x25 mm, mentre per quanto riguarda la videocamera abbiamo una 19x19 mm, quindi una cam dal formato micro. Passando alle antenne troviamo una coppia di OmniWalksnail con polarizzazione LHCP. La lunghezza totale del cavo partendo dalla base dell'antenna è di 9 cm. Il connettore è un IPEX. Ok, non dilunghiamoci oltre e passiamo direttamente al collegamento con il flight controller. A tal proposito infatti ci viene fornito questo cavetto che semplifica notevolmente il lavoro. Per i collegamenti facciamo riferimento a questo schema. Come vedete il connettore sulla sinistra ha tutto quello che serve: alimentazione, terra, RX e TX. Per quanto riguarda l'alimentazione, la VTX Avatar HD può essere collegata in linea diretta con lipo da 2 a 6 celle. Tuttavia il produttore raccomanda di usare un back per alimentare la VTX, che di solito è presente in tutti i flight controller recenti. Qualora non fosse disponibile, possiamo comunque alimentare la VTX direttamente dal lipo. Nel caso fosse una build a 6S, assicuratevi di avere un condensatore da 50V a 470 microfarad o più grande. A questo punto, se avete un flight controller specifico per sistemi digitali, sarà sufficiente collegare il connettore nella porta dedicata, in quanto il pinout è comune sia al sistema DJI che a quello Walksnail. Se invece il vostro flight controller non è il connettore per sistemi digitali, semplicemente tagliate un'estremità del cavo e saldate TX ed RX in una UART libera della scheda. Come sempre, TX ed RX vanno collegati invertiti tra loro. Anche in questo caso per l'alimentazione potete usare un back della scheda se presente, in alternativa collegate terra e alimentazione in linea diretta con la batteria. Dopo aver collegato la VTX al flight controller è venuto il momento di configurarla, così potremo visualizzare l'OSD di Betaflight sul nostro visore digitale. Qui però bisogna fare attenzione alla versione di Betaflight perché i passaggi sono diversi tra Betaflight 4.3 e versioni precedenti e Betaflight 4.4 e versioni successive. Se avete Betaflight 4.3 o precedenti dovete configurare tramite Canvas Mod. Per questo metodo ho già realizzato un tutorial molto completo dove spiego tutti i passaggi da fare per visualizzare l'OSD sul nostro visore. A questo punto non c'è bisogno di ripetere le stesse cose che ho già detto in questo video, quindi se dovete procedere tramite Canvas Mod potete seguire senza problemi questo tutorial che è validissimo anche per Walksnail. Vi lascio il link in descrizione. Per versioni Betaflight 4.4 e successive il procedimento è stato semplificato e non occorrerà più intervenire via CLI. Questa volta facciamo tutto dalla pagina Ports. Anche in questo caso dovete attivare Configurazione MSP in corrispondenza della UART che avete usato per i collegamenti. Questa volta però sarà sufficiente andare in periferiche e attivare VTX MSP più DisplayPort. La riga che dovete scegliere è appunto quella che avete usato per collegare la VTX. Quando abbiamo finito, facciamo Save and Reboot. A questo punto con la configurazione abbiamo finito, non ci rimane che andare nel tab OSD e disporre gli elementi come meglio preferiamo. Vi ricordo che in questo punto dovete abilitare HD, in modo da avere uno spazio più ampio sul quale disporre gli elementi dell'OSD ed evitare sovrapposizioni delle varie scritte. Per il resto configurate questo tab come fate di solito. Vi ricordo che il sistema Walksnail è pienamente compatibile con l'OSD di Betaflight e potete visualizzare senza problemi tutte le varie opzioni che vi mette a disposizione il configuratore. Concludiamo il video con l'aggiornamento firmware della VTX Avatar HD. La prima cosa da fare è andare sul sito Cadix e scaricare il file che ci serve. Vado su Support, poi Download Center. A questo punto scorro verso il basso fino a trovare Firmware, poi Avatar, quindi clicco qui. Come vedete si è aperta questa pagina Google Drive che contiene i vari firmware. Vediamo di capire meglio i vari nomi dei file, tralasciamo il numero alla fine che è relativo al numero versione e cambia ad ogni nuova release.
Avatar GND è il firmware da usare per aggiornare gli occhiali Avatar HD, mentre Avatar SE GND è il firmware da usare per aggiornare il modulo esterno VRX. Infine, Avatar Sky è il firmware da usare per aggiornare le unità VTX, che è quello che interessa a noi in questo video. Quindi non mi rimane altro che ritornare sulla pagina Drive e scaricare Avatar Sky. A questo punto, per procedere all'aggiornamento, devo collegare la VTX al PC col cavo dati che ci viene fornito in dotazione. Vi ricordo che per l'aggiornamento è necessario alimentare la VTX tramite batteria, come vedete l'ho già collegata al flight controller. Io vi consiglio anche di mettere una ventola in modo da evitare che la VTX si surriscaldi eccessivamente. Quindi collego la batteria. Poi il cavo USB al PC. A questo punto mi sposto sul PC e individuo l'unità USB relativa all'Avatar VTX, la riconoscete perché è quella da quasi 7 GB. Apriamo l'unità e copiamo al suo interno i file che abbiamo scaricato dalla pagina Drive. Quindi facciamo rimozione sicura dell'hardware. Ora scollego il cavo USB. Adesso premo il tasto BIND per circa 8 secondi fino a quando non si spegne il LED verde. Perfetto, partirà l'aggiornamento firmware e il LED diventerà rosso lampeggiante. Come vedete il LED ora è diventato verde, quindi possiamo dire che l'aggiornamento firmware è andato a buon fine. Molto bene, abbiamo finito e non c'è altro da fare. In questo tutorial abbiamo visto come collegare, configurare e aggiornare la VTX Avatar HD. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.